allora tutto bene, che bello ambientino avete fatto, Mario. Mario, comportati bene. Eccolo qua, lui, il bagnino, che è arrivato a nuoto dalla Versilia qua. Ma cos'hai qui sulla... Dove? Qui, no, dico qui, sulla fronte, cos'è? È che sono venuto troppo veloce e mi si spiaccicavano gabbiani nella testa. Un po' esagerato, devo si dire. Si vede, diciamo, che andavo a getta, diciamo, determinata velocità con la potenza nei bracci, non è indifferente. Certamente, è un uomo fortissimo. Ma perché io non lo sapevo che dovevo venire qui? No, perché... Arimoli. Certo. Eravamo lì davanti alla televisione, eravamo io, Giova, Francia, Fennai, K, ti ricordi? Sì, tutti i tuoi amici. Ricordo. Sì, ma fai piano. Insomma, tutti lì, no? E si stava mangiando una cosettina leggera, diciamo, tanto così sta accompagnando una cosa leggera per la sera. Sì, cosa mangiare? E si eravamo mangiati una foca monaca di 85 kg. Una foca monaca di 85 kg? Sì, ma mi riesce rimasta sullo stomaco perché mi... E ci credo io, una foca monaca di 85 kg? No, io è la donaca che non la digerisco, Carlo, perché... proprio quella, anzi, c'è mia un Archemus, una mara veniera per digerire qualcosa. No, c'è un certo. Insomma, eravamo lì che si stiamo mangiando questa cosina, vieni a me la Vigi! E mi fa, oh Mario, dico, oh Vigi, che dice, no? Certo. Dice, guarda, c'è Carlo alla televisione. Allora, ragazzi, io ho preso il pattino, sai che io lo biglio con tutti i il pattino. Lui ha una potenza non indifferente. Hai ragione, lo biglio con una mano, sposto... Posto il padre e mi preparo, è un decinaio di minuti sono arrivato qua. Sì, ho 10 minuti dalla Versilia a Sanremo, col patino. Hai ragione, effettivamente, quel che è giusto, Carlo. Scusa. Ci ho messo un pochino troppo, perché mi è successo un problema che ci ho avuto, un problema con il patino, perché ho preso pieno le secche, no? Vabbè, la bassa marea. Oh. No, le secche, due sorelle di 37 kg che vengono sempre... davanti al bagno, l'ho preso, diciamo bene, ma io glielo sempre detto, da attento qualche volta di biglio dietro. Insomma, che ne pensi di questo show? Bello, veramente bello, ma bravi questi qui dell'orchestra. Grande band, una grande complessa. Ma grande... come si chiamino questi? Io vorrei la pelle nera. No, dico questi qui del complesso, come si chiamino questi qui? Guardami, io vorrei la pelle nera. Perché così come ce l'hai, bianca. Ora mi devi dire te, ma che si può mettere voi a pelle nera? Che allora ho saputo una cosa, signora. La mamma dell'uomo nero, quando l'uomo nero era vicino, gli diceva mangia se no viene Gatto Conti. E gli attaccani. Senti questo. Non fa troppo lo spiritoso. Ma si può tanto per ragionare, diciamo. No? Senti, che rapporto hai con la musica? Ma... raccontami un po'. Mario il bagnino e la musica. Rapporto con la musica, ma è da cane, è la musica che c'ha del rapporto con me. Allora, dici, il tuo bagno, al bagno Maria. Maria ci vengono tutti i cantanti, anche quelli diciamo di una certa determinata nazionalità internazionale, ma è da cane. Dici nomi. L'ho visti crescere tutti io, giovani. L'unico è Bubbo ce l'ho fatta. È rimasto. Guarda questa soddisfazione, però tutti gli altri è venuto Riccardo Gocciante, ma sai quello che cantava io rinascerò gerba a primavera? Sì, certo. Si deve essere sbagliato perché rinato se non c'è mai cignale mare in mano. No. Mario. Si è reincarnato male. E poi per esempio l'altro giorno è venuto coso, Zucchero, conosci? Zucchero! E andata cane! Zucchero lo conosco, venivo al mare, era vicino così, era ancora una barba bietola. Poi dai, una nomi, volta nomi. Gli ho salvato anche la vita, era se addormentato sotto il sole, se non ce l'avevo era già caramello, ma insomma è venuto con coso, con Lucianino, sono venuto a trovarmi. Lucianino? Luciano Pavarotti, il maestro. Pavarotti, ma ne andate a cane, se lo conosco. C'è un hangar lì per conto suo, per cambiarsi. Sì, no. Ogni tanto mi strappa qualche tenda per farci il foulard, però insomma è un ragazzo, ma io salvato anche la vita a Luciano. Hai salvato la vita, questa dobbiamo sentirla ragazzi, ha salvato la vita a Luciano Pavarotti. Ero sul mare a un certo punto, siamo arrivati a questo Pavarotti, aveva mangiato una dinozza d'acciughe perché gli faceva bene. Fanno bene alla voce. No? Allora si è buttato nell'acqua, oh Carlo, a un certo punto ha cominciato là, aiuto! Aiuto! E io sono stato una mezz'oretta lì a sentirmi. Come? Sai? Lui stava affogando i denti. Una voce, Gardo, meravigliosa, tutta la gente, bravo! Ma lui affogava! Oh, bravo, bravo! E poi a un certo punto è sparito. Ma per forza, e tu che hai fatto? E io, fuori! Fuori! Ma come, Pavarotti? Oh, Gardo, ti dico, non veniva fuori! Ma come?
che ci sono rimasto anche male perché sto come mi fa neanche il bis, ma che professionista. Ma come? Ma lui sta affogando, avrai capito che sta affogando e ti sei precipitato. Sì, dopo sono andato lì, l'ho salvato, ho cominciato, mi sono buttato nell'acqua con la potenza nei bracci, che te lo sai che io l'altro giorno mi sono scordato le chiavi di macchina in casa, ho fatto così trauma cranico, 15 giorni dalla potenza. Esagerato. Vedi. Insomma, sta affogando. Allora sta affogando questo chi è? Pavarotti. Mi butto nell'acqua, no. E quanto nuoti? Hai ragione, ma magari l'ho lasciato indietro. Rinota. A un certo punto mi trovo questo Pavarotti che stava affogando. E l'ho tirato su con una mano sola. Sì, ora con una mano sola. Ma ragazzi, ma già... dai, ma non ci crede nessuno. Ma scusa, allora c'è una potenza nei bracci, io pido una spugna di mare, faccio così, ci faccio un servito a 12 da asciugamani per ospiti, io ve lo dico. Allora per benissimo. Senti, perché... io so anche che hai salvato e poi chiudiamo la vita. Anzi, a proposito, Pavarotti ha detto di salutarti, Sì? Ma ha detto di dirti, conti perché non sei solo. No, ho saputo che negli anni 70 hai salvato la vita a tutti i cugini di campagna. Ho salvato la vita, a tutta la band. Tutta la band, tutta. Raccontaci. Ma perché te vieni qui a parlare di canzoni, mo le sei mie le cose delle canzoni, ma io le raccontala, racconta. Tipo, per esempio, il cantante dei cugini di campagna non c'aveva mia la voce, come ce l'ha ora. No, proprio c'aveva una voce. Parlava così. Veniva ma buongiorno, faceva così. Allora è successo che negli anni 70, diciamo, che c'era l'epoca della che protestavano, no? Questi cugini di campagna andavano al mare a far il bagno nudi. Vabbè, completamente nudi? No, completamente no, già avevano gli stivali quelli, sai quelli? Quelli col marciapiede attaccato sotto, sai quello? Sì, hanno già il marciapiede. Allora vanno a fare allora, ma fa questo, diciamo, e mi ha dato bagno, no? Allora io mi butto nell'acqua e li vado a salvare. Erano nudi, ho preso il chitarrista, l'ho preso per le gambe e l'ho tirato su. Sì, certo. Il bassista l'ho preso per un braccio, l'ho tirato su. Il batterista l'ho preso per i capelli, l'ho tirato su. Il cantante. Sì, cantante. Nella foga, ma nella cane di, diciamo, il salvataggio, uno ha guardato. Come? Oh Carlo, credici! Ma dove? Nel marciume. No, va bene, ho capito. E l'ho tirato su con tutta la mia potenza nei bracci e nei denti. E lì che ha cominciato a cantare. Anima mia! Mario, il bagnino! Grazie! Grazie! Torna domani sera, mi raccomando!